Bentornati ad un nuovo appuntamento di A Tu per Tu, sempre ospiti del Caffè dei Costanti. Caro Davide, oggi ci hai portato un ospite graditissimo, merito tuo, insomma, di questa presenza, Gianmaria Scortecci. Basta dire questo, secondo me, per far capire ai nostri ospiti, insomma, di che cosa parliamo. Grazie di questa presenza intanto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ecco, parleremo sì di Giosta del Saracino, parleremo insomma di questa coppia. Che... Cercheremo di conoscerlo meglio, insomma, se vorrà ci potrà dire anche chi è che si aspetta dalla vita un ragazzo di successo, direi, che insomma perlomeno nella, a livello aretino è sempre agli onori della cronaca. Esatto. Ora, penso che i quartieri se lo insomma, potessero se lo ambirebbero, un po' tutti, no? Ma intanto sciogliamo un po' il ghiaccio, insomma, secondo me facendo scoprire a chi ci ascolta chi è Gianmaria Scortecci, al di là dell'esperienza Giostra del Saracino, quello che ci puoi dire, ovviamente, che ci vuoi dire più che altro. Sì, delle volte è difficile un po'. Separare la vita dalla giostra per noi, perché dedichiamo una gran parte del nostro tempo alla preparazione e alla manifestazione. Io comunque niente, sono una persona come tutti, ho un lavoro, insomma ho 30 anni, ho studiato fino ai 20 e qualcosa, poi ho iniziato a lavorare. Ho continuato a studiare anche l'anno scorso, tra l'altro. Ho fatto un master i weekend part time tutto l'inverno, anche quello era stato difficile, far coniugare giostra, lavoro e istruzione, diciamo, e formazione. E niente, la mia vita, come dicevo, ovviamente negli ultimi anni è molto collegata all'attività della giostra, se non altro perché ecco, la giornata è scadenzata anche dagli impegni che uno ha col quartiere, con i propri cavalli soprattutto. E abbiamo tanti cavalli alle scuderie, io più ho anche un'altra cavalla che da salto ostacoli, con la quale fino a qualche anno fa, fino a un paio d'anni fa, continuavo a fare concorsi, ora non riesco più per il lavoro. Quando ero studente era molto più facile e bello andare il weekend a fare un po' gare in giro. E niente, la difficoltà sta un po' tutto in trovare l'ingranaggio di tutto, però ecco, a me mi riesce. No, si vede che ti riesce, guarda, si vede proprio bene, insomma, lo dimostri nei numeri più che altro, più che insomma nelle parole, ma insomma è veramente piacevole, ecco, sentire un ragazzo di 30 anni che riesce comunque a portare avanti così tante passioni ed impegni. Ecco, come abbiamo detto anche in un altro incontro con un suo competitor, perché lo dobbiamo chiamare così, della piazza, insomma, chi si avvicina alla giostra del Saracino parte da un grandissimo amore innanzitutto per i cavalli. Sì, per gli animali in genere, direi. Per, no? Gli animali, esattamente, poi più specificatamente per i cavalli, quello è imprescindibile, perché la giostra si fa sì con una lancia, ma il primo attore è il cavallo, che non è soltanto un mezzo di locomozione per arrivare dal pozzo al buratto, ma in realtà è il tuo collaboratore, cioè il tuo primo compagno. Noi in realtà si parla, insomma, la coppia di giostratori è vero, ma in realtà la coppia di giostratori è formata da una coppia di binomi più che di giostratori. E poi anche da un punto di vista specificatamente tecnico è imprescindibile avere feeling e poter contare anche da un punto di vista di preparazione sul proprio animale se si vogliono raggiungere risultati, insomma. Senti una... La passione per i cani ce l'hai anche te come il babbo? Sì, oppure... io la pratico meno. Il cane del babbo viene quando non è impegnato in un'attività venatoria. Ma il tuo cane venatoria? Non ce l'hai. No, non ce l'ho. Poi io sto da solo, ora avere anche il cane. Mi bastano quattro cavalli, sono più che sufficienti. Però viene spesso con me in scuderia, anzi è sempre, insomma, durante il weekend, quando posso prenderla, anche lei è a San Marco insieme a noi a seguire gli allenamenti. Senti, ma hai detto che hai iniziato anche te con il salto a ostacoli, quindi hai una formazione specifica, direi, quindi sai montare bene a cavallo, perché per poter fare il salto a ostacolo bisogna saper montare a cavallo, quindi questo anche per il suggerimento a chi vuole intraprendere questa attività che del giostratore, che non tutti potranno essere al tuo livello, ma può essere anche fatta per divertimento, no? Quindi credo sia un vero e proprio sport. Sì,
Allora, la ringrazio per montare bene, ma questo io non credo, purtroppo saper montare a cavallo, insomma, forse è una di quelle cose che non si finisce mai di imparare. Vabbè, credo che nessuno può dire. Se fai salti, però, sì, senza capacità, ha un tipo di, certo, una formazione che viene dall'equitazione poi o delle discipline olimpiche, quindi del salto ostacoli. Quella, per quanto riguarda la mia esperienza, è fondamentale e credo che anche un po', se si analizza statisticamente i risultati degli ultimi 20-30 anni di giostra, i giostratori che sono riusciti a mantenere elevate le loro performance negli anni sono quelli che sapevano montare bene a cavallo, perché riuscivano a preparare nuovi soggetti e quindi andare oltre al ciclo di vita sportiva di un cavallo. Cioè, io credo che aiuti molto anche, normalmente quando si inizia da bambini a fare equitazione, la prima cosa che si insegna è il rapporto col cavallo, quindi a pulire il cavallo, no? Perché molte volte la gente pensa che montare a cavallo sia come montare in bicicletta o in moto. Te lo trovi pronto, dici, e nessuno. Sì, vanno in un ambiente organizzato, montano, vanno via, arrivederci. Invece chi fa equitazione veramente deve imparare a gestire il cavallo da sopra, ma anche da terra, e quindi credo che anche questo, no? Sì, questa, diciamo, è una responsabilità a tutto tondo, non solo quella di montare, ma quella proprio di prendersi cura. E tra l'altro, per arrivare, insomma, quando si fa anche a un certo livello, da un punto quindi agonistico, in questo anche la giostra, ma l'attività agonistica del salto, delle altre discipline sono paragonabili, devi avere anche una sorta di competenza, diciamo, quasi manageriale, perché tu devi essere in grado di sia di occuparti, pulire, sellare, il governo alla mano, ma poi anche la gestione con i veterinari, con i maniscalchi, cioè creare un team di lavoro. Quindi che ti deve, soprattutto se tu sei responsabile, diciamo, di te stesso, ti deve per forza mettere nelle condizioni di imparare tante cose che divengono anche da. Poi diciamocelo chiaramente, se tu il cavallo da terra te lo sai preparare, lo sai lavorare, ti rendi conto, per esempio, se sta male, se te lo prepara qualchedun altro, certo. Penso che sia difficile, no? Capire, certo, se il cavallo si vede, no? Penso. Senza dubbio. Poi creare questo feeling è fondamentale, proprio non soltanto quando si è in terra, ma soprattutto quando si è a sella, ma soprattutto quando si è in terra. Quello che ha detto è giustissimo. Poi delle volte, quando montiamo tanti cavalli, non è semplice, perché se magari noi un sabato montiamo 4-5 cavalli, c'è sempre qualcuno che ci aiuta a sellare, però insomma durante la settimana, gli altri giorni non sono giustamente né biciclette né motociclette, quindi è fondamentale avere una cura continua. Ecco, come ti sei avvicinato alla giostra, a questo quartiere, insomma, da dove è nata la scintilla? Ci sono nato, non mi sono mai avvicinato perché mi ci sono trovato da subito. Io quando avevo 5-6 anni, mio babbo tra l'altro fu stato capitano del quartiere, mio bisnonno è stato rettore, quindi c'è una storia familiare. Poi io verso quell'età, tra l'altro verso i 6-7 anni, ho iniziato anche a montare a cavallo, a montare i pony alla Fogliarina, dalla Scina. E tra l'altro io mi ricordo che, ecco, lì mi feci comprare il primo cap bianco, perché Luca Veneri, che all'epoca era un adolescente alle prime armi nel mondo del saracino, subito vincente tra l'altro, metà anni 90, correva, faceva le prove, era l'unico che si metteva un cap per le prove. Io volevo il cap come lui, perché era il mio idolo, anche se poi correva in un altro quartiere. Poi dopo io nel quartiere sono cresciuto, ho fatto il paggetto, ho fatto dai 13, ho iniziato a vestirmi a 13 anni. Nel 2000 la prima volta ho fatto il balestriere, e da lì fino a che ho iniziato a giostrare, insomma a allenarmi, mi sono sempre vestito e soprattutto sempre dedicato gran parte del mio tempo al quartiere, magari in cucina, al servizio ai tavoli, nell'organizzazione delle feste. E per me il quartiere, al di là della tradizione familiare, ha un valore importante, anche perché tra l'altro è lì che poi si sono sviluppate anche le amicizie, quelle più forti, quelle che insomma tutti i giorni coltivo. Ecco,
Tu hai 30 anni, quindi ci puoi dire, no, se i quartieri sono vissuti o non sono vissuti durante l'anno e come dovrebbero essere vissuti? Perché siamo più o meno, insomma, alla fine di febbraio, metà febbraio, noi parliamo di giostra oggi con te, però in realtà poi, insomma, la giostra si sa, se ne parla e si vive, purtroppo, dico io, soltanto davvero a ridosso della manifestazione. O non è così? Allora, io innanzitutto potrò parlare solo del mio quartiere e per quanto riguarda, vabbè, me è ovvio che non si parla di giostra solo durante la manifestazione perché siamo tutto l'anno, siamo impegnati, però io devo dire che il quartiere di Santo Spirito, ovvio, rispetto ai numeri che vengono fatti in termini di partecipazione durante l'estate si tratta di una percentuale, però il nostro quartiere durante tutto l'anno ha un circolo attivo che è aperto dal martedì, mercoledì fino alla domenica e tutte le sere i tavoli sono pieni, chi va lì per mangiare, chi va lì per prendere un caffè o bere una birra, ritrovarsi con gli amici, magari non si parla solo di giostra, si parla anche di calcio e di altro, però il nostro quartiere credo che sia da questo punto di vista uno dei più vissuti, poi sicuramente anche i risultati degli ultimi anni hanno aiutato a creare anche un calendario invernale, abbiamo avuto la presentazione del numero unico, abbiamo avuto varie scene per le ricorrenze delle vittorie, questo aiutano a un po' a destagionalizzare la manifestazione, certo. L'attenzione in termini di numeri, l'attenzione mediatica che si ha durante la giostra, d'inverno ce n'è ovviamente meno, però io credo che i veri quartieristi hanno un rapporto che prevalica al momento della giostra, non è un caso che anche mentre io sono qui a parlare c'è chi sta preparando l'impasto per le pizze di stasera o chi è al campo prova a pulire alle scuderie, a pulire i box e a governare i cavalli. Questa è una manifestazione evidentemente che c'è un seguito. È molto positivo. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi nella seconda parte però parliamo di questa coppia, insomma, che impone questo 5 in Piazza Grande ormai da diverse volte e di come anche, no, appunto, tecnicamente si è un po' evoluta anche la giostra del Saracino e di quelli che si devono adeguare se vogliono vincere. Questo è. Ci vediamo dopo la pubblicità. Seconda parte del nostro A Tu per Tu, sempre ospiti del Caffè dei Costanti. Oggi facciamo questa bella chiacchierata con Gianmaria Scortecci. Insomma, io vorrei dire che oltre che brillante in campo, è brillante anche qui, mi sembra. Anche in televisione, avrebbe una carriera, insomma, se va quella del giostratore la vuole affiancare a quella del personaggio televisivo, noi ci proponiamo come per ospitarlo. Allora, dicevamo nella prima parte, insomma, del nostro A Tu per Tu, ecco questa coppia, dai, diciamolo, dai, parliamo di questa cosa che, insomma, è sicuramente quella che di più chi ci ascolta aspetta. Insomma, voi avete imposto che senza il 5 non si vince in Piazza Grande. Ma in realtà non siamo stati noi, bisogna dirlo, perché prima di noi, anzi, noi tra l'altro abbiamo fatto 10 solo quest'anno per la prima volta. Prima di noi altre coppie erano state molto forti e competitive. Io forse credo che uno dei valori aggiunti nostri sia stato quello di magari aver dato ancora più continuità a questi risultati. E quello è un mix di squadra, di capacità di fare squadra con tutto il quartiere, di motivazioni, di psicologia, di capacità tecniche, ecco, ci vuole poi un po' tutto. Però non abbiamo inventato niente. Il primo grande, diciamo, quello che ha scoperto l'uso del 5 è Martino, che è stato anche quello uno dei primi a imporre questo tipo di allenamento tutto l'anno, no? E non a pochi mesi. Insomma, quest'anno avete avuto anche le condizioni avverse, mi sembra, no? Non è che eravate, insomma, nessuno la vittoria. Sembrava quasi che c'era un po' di compassione, solidarietà da parte degli altri quartieri, no? Quindi sembrava vi volessero dare un aiuto, qualcuno aveva prestare i cavalli, no? Chi più forse chi meno avessero saputo, qualcuno, no? Voleva aiutare, altri un po' meno, però al di là di questa battuta io sinceramente devo dire che mi sono trovato con le lacrime agli occhi i primi di giugno quando ci dissero ufficiale niente cavalli e io veramente quando chiamavo al telefono, insomma, persone a me vicini, avevo il groppo qui alla gola
e la volontà di piangere. Però ecco, un non poco ci credevi tempo, insomma, di riuscire a... No, perché poi il lavoro che uno fa durante tutto l'anno, quest'anno in più, l'anno scorso era stato ancora più grosso, perché poi il quartiere ha comprato 10 soggetti proprio, ha portato 10 nuovi cavalli nelle scuderie, quindi noi avevamo triplicato il nostro impegno, perché più o meno da 2 siamo passati a 4 cavalli a testa, io e Lia più o meno che si seguiva. E poi arrivarsi a 20 giorni alla manifestazione, sentirsi dire no, tutto quello che avete fatto non vale niente, non conta niente, è stato traumatico, molto traumatico. Poi c'è stata la capacità lì del quartiere, perché noi abbiamo reagito, ma perché ha reagito il quartiere? Noi siamo andati dietro, bisogna dirlo, a Martino, a Ezio, a Marco, al capitano, quindi al rettore, a tutto lo staff, che lì ci hanno trasmesso una carica e anche una certa fiducia nei nostri mezzi, che poi alla fine il lavoro che avevamo fatto non si è dimostrato vano, perché anzi siamo riusciti a riproporre queste capacità, anche l'adattamento a cavalli diversi in poco tempo, in maniera, diciamo, fruttuosa. Tu 30 anni, Elia quanti? Elia del 92, quindi ha 6 anni meno di me, 24. Cioè, voglio dire, non è semplice anche gestire emotivamente, ecco, un momento come quello che loro hanno vissuto nell'anno scorso. Sono pochi secondi, non è che la carriera quanto dura? Eh sì, forse parla di due cose diverse. Uno, la crisi e la carriera. No, io parlavo sempre del discorso scuderie, che sì, insomma, appunto, non solo non era scontata la vittoria, ma secondo me qualcuno già ci aveva messo un po' il cappello sopra, qualcuno dei vostri, insomma, con degli altri quartieri. Perché effettivamente, se è vero, come è vero, che è importantissimo il rapporto con il cavallo, lì veniva meno, quindi insomma... Sì, però forse abbiamo avuto la capacità di tramutare questa situazione di crisi da una minaccia a un fattore motivazionale, perché a noi, questo ve lo posso dire sinceramente, a noi questa cosa dopo ci caricava, cioè, per dire, ora... Quello che pensavamo era, ora vi facciamo vedere quello che siamo in grado di fare in una situazione così, cioè arricchiva. Per assurdo poteva essere un vantaggio, non avevi niente da perdere. Sì, no, sì, sì, è stato un vantaggio in termini di spregiudicatezza. Potevi anche dire, vada come vada, tanto c'è la scusa che sì, non c'è il cavallo. Non avevamo, esatto, non c'era la possibilità di avere rimorsi in caso di errori, potevamo rischiare tutto. E anzi, poi quando sentiamo, perché poi insomma quartiere, ultimamente siamo un quartiere vincente, si può dire, sentiamo anche la pressione addosso degli altri, certo, e questa a noi ci carica, non è che tra i due ci fa bene sentire un po' anche gli altri, i rivali, insomma. La loro età poi gioca anche a loro favore, dai, diciamolo insomma, perché se è vero che il giostatore più grande ha esperienza, però magari ha sulle spalle questo carico che loro oggi non hanno. Insomma, sono giovani, ma sono anche abili, se no insomma, qualche dote assolutamente, insomma, assolutamente. Non credo che chiunque possa andare lì e... Ecco, la giostra, secondo te, visto che l'hai vissuta dall'interno fin da ragazzino, no? Come è cambiata? Cioè, ci sono alcuni aspetti che secondo te sono cambiati in peggio e altri che sono cambiati in meglio? Non lo so, io in peggio sinceramente non credo, forse l'unica cosa che abbiamo perso ogni tanto rispetto a una giostra di 20 anni fa sono più corrette come spettacolo complessivo, no? Sicuramente si vede qualche scaramuccia in meno, qualche azzuffata in meno, che toglie un po' di colore, questo è vero. Però d'altra parte anche un adattamento ai tempi, insomma, questo magari prima succedeva anche allo stadio e ora allo stadio queste cose per fortuna non si vedono, cioè si vedono meno. E poi io credo che bisogna fare un passo indietro e pensare cosa uno ne vuole fare di questa manifestazione, se deve essere solo per noi o se deve essere un trampolino poi per tutta la città, deve essere il biglietto da visita, deve essere uno spettacolo che vogliamo vendere. Ecco, queste sono tutte valutazioni che vanno fatte e in quel modo si può giudicare. Io credo che noi dobbiamo sempre trovare questo compromesso, no? La manifestazione deve essere la manifestazione della città, perché è la festa di Arezzo, è la festa della città, però al tempo stesso deve anche rispettare dei canoni diciamo di decoro, di decenza, per far sì che sia spendibile. Poi da giostratore posso dire che la condizione in cui le carriere vengono svolte ora
per fortuna è cambiata rispetto a quella di 20 anni fa, quando volavano accendini. Io mi ricordo, mi vestivo in terra monete, accendini, bulloni, viti. Ecco, quella io credo che sia una cosa indegna, un po' come uomo di cavalli, perché ecco, i cavalli noi li portiamo lì, ma non sarebbe la loro, non nascono per venire in Piazza Grande, ok? Non è la loro ragione di esistere. Quindi già fanno questo sacrificio, diciamo, di distogliere i panni della preda, che è quella che avrebbero in natura, e di diventare degli strumenti nostri. E in quel senso, per fortuna, ecco, rispetto a 20 anni fa, in questo senso la giostra è migliorata tanto, io credo. Poi è migliorata con l'antidoping, è migliorata anche per il loro rispetto, con i protocolli che sono stati fatti dall'istituzione, dalla ASL. Insomma, ora portiamo sempre cavalli in piazza ben tenuti, per quanto poi non siano puro sangue, quindi non siano cavalli spettacolari, perché non serve quel tipo di cavallo per fare il saracino, però presentiamo dei soggetti sani, in buona condizione di salute, che sono seguiti da equip veterinarie tutto l'anno, e io credo che anche in questo senso la giostra ha fatto un passo avanti negli ultimi 10-15 anni. Senti, proprio a proposito di far crescere questa manifestazione, no? Questa è una manifestazione, si dice spesso, che è fatta tra galantuomini, no? Quindi la parola data, si sente questo sia nel rapporto tra quartieri, sia anche all'interno del quartiere, quindi c'è tutta una serie di regole non scritte, ma secondo te, ecco, è possibile oggi continuare con questo tipo di rapporti che un po', diciamo, appartiene un po' al retaggio del passato, no? Oggi la parola data nella vita quotidiana vale quello che vale, insomma. E allora, ritieni che anche nella giostra forse ci debba arrivare un po' di formalismo e quindi si debbano scrivere queste regole, oppure si debba continuare così a vivi tra galantuomini, e quindi la parola data deve essere quella e deve rimanere così? Ma in termini di rapporti tra giostatori e quartiere? Ma anche tra quartieri, rapporti con l'ente giostra, rapporti anche all'interno, certo, del quartiere, no? Perché insomma, lo sappiamo tutti, ci sono scontri tra fazioni, gruppi, cioè, però spesso, ecco, le cose si risolvono in maniera con la parola, cioè, se hai dato la parola. Sì, certo. Io credo che se in questo senso riusciamo a mantenere anche un certo tipo di buone abitudini che magari in altri contesti si sono persi, le riusciamo a mantenere all'interno dello spazio sociale che è creato dai quartieri, possa essere una cosa positiva. Anzi, delle volte, io ci sono molti ragazzi anche a Santo Spirito, e spesso la forza dei quartieri è questa, è poter permettere a persone di stare aggregati in un gruppo in cui non ci sono differenze sociali, economiche, perché io sono più o meno ricco di te, io sono più o meno istruito di te, e magari invece contano più quei valori che in un passato erano ancora più forti, quindi il rispetto alla persona anziana. Ecco, all'interno dei quartieri è ancora uno di quei pochi contesti in cui se un ragazzo di 13 anni sbaglia e gli arriva il rimprovero o il coppino dell'anziano del quartiere, ecco, questo ancora io credo che sia un codice di comportamento che c'è. Esatto, e soprattutto una capacità di controllo che il quartiere, inteso come forma organizzativa, come gruppo sociale, riesce a fare nella città e all'interno di se stesso, in un momento in cui tutto il resto delle istituzioni sono sempre più in crisi. Insomma, l'ultima domanda gliela faccio io, tanto non risponderà, ovvero, un po' la giostra del Saracino ha preso, no, invece secondo me, un po' le brutte abitudini del calcio, quindi di se c'è un giocatore che gioca meglio, si va e si prende, o quantomeno ci si prova. Ecco, è così anche oggi o no? Ti è arrivata qualche propostaccia dagli altri quartieri o non ci provano a portarti via da Santo Spirito? No, perché sanno quello che per me, io credo per quello, insomma, perché sanno quello che per me è il quartiere, e io ogni tanto a domande del genere rispondo che i primi a cui dovrei poi rendere conto sarebbe la nonna o gli zii, i cugini, insomma, quindi per me un cambio di casacca sarebbe impossibile. Sì, però a proposito di questo, Enrico ci disse che lui sperava di finire la sua carriera lì, di proseguirla, quindi anche te
Però insomma non è sempre così. Non è facile, non sì, non che... è facile perché delle volte i rapporti chiudono in maniera burrascosa, un po' come i rapporti anche di coppia, no? È difficile che ci siano, magari nel breve termine non si riesce mai a lasciarsi, ora non lo so quale sarà e il mio futuro dentro il quartiere, mi auguro di sì perché io veramente dentro, ora io nel bastione del circolo, nel soffitto, cioè affrescato, è uno dei pochi che è rimasto dopo, per colpa dell'umidità, il simbolo della mia famiglia per via del mio bisnonno, quindi io spero, questo è soltanto un simbolo, un valore simbolico, ma fino a un certo punto io spero di avere sempre un buon rapporto con il quartiere. Poi il quartiere è fatto di persone e non sempre tra persone si va d'accordo. Insomma è un galantuomo anche nelle risposte, come dire, più un pochino più nelle domande un pochino più scomode. La sua appartenenza si sente. Sì, sì, è molto netta. Bene, grazie di questo bell'incontro e insomma sicuramente... Grazie, il nostro ospite veramente brillante. Assolutamente, sì, 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 guarda, ti confermiamo che saresti un ottimo, insomma, anche interlocutore televisivo, ma insomma non c'è bisogno che te lo diciamo noi. Sicuramente, insomma, avremo piacere di riospitarlo magari in una data un po' più vicina alla quest'anno. Ne fanno due però. Sì, per fortuna sì. Danno due. Per fortuna, posteriori, se dovesse andare come l'anno scorso. Qualche tre, insomma. No, due sono più che sufficienti. Va bene, grazie allora Gian Maria Scortecci, grazie a voi che siete stati con noi, alla prossima, arrivederci.